Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di programmazione a blocchi. Per programmazione a blocchi non intendo il fatto di poter dividere il codice che noi stiamo scrivendo, i metodi, funzioni o quello che sia, ma per programmazione a blocchi intendo una sorta di programmazione visuale che è un modo che è molto usato, soprattutto università americane e britanniche, per spiegare e per far apprendere la programmazione a chiunque voglia apprenderla, appunto. Per capire meglio di cosa sto parlando, dobbiamo pensare a questo oggetto qua, cioè un pezzo di puzzle, che nel nostro esempio rappresenta un blocco. Allora, noi sappiamo che un puzzle è sostanzialmente un insieme di pezzi, no? E ogni pezzo, diciamo relativamente parlando alla figura, ha un posto, cioè alla figura che si andrà poi a comporre. Ogni pezzo ha un posto preciso all'interno della figura. Supponiamo, una volta fatta la cornice del puzzle, poi ogni pezzo ha un posto preciso che è delimitato appunto da quella cornice. La stessa cosa sono i blocchi, c'è ogni blocco, c'è ogni pezzo di programma visuale che noi andiamo a inserire per costruire il programma finito, che nel nostro esempio sarebbe il puzzle, ha un posto ben preciso. In particolare, immaginate come se qui dentro ci fosse scritta un'istruzione, no? Ad esempio, come vedete qui, l'istruzione scrivi ciao. Ebbene, immaginate tanti pezzi così, tanti pezzi di puzzle o mattoncini, vedete voi la metafora che vi viene meglio, che visualmente proprio ogni pezzo di puzzle rappresenta un'istruzione, e visualmente proprio si va a comporre il programma incastrando tra di loro questi pezzi, questi blocchi, questi pezzi di puzzle. So che mi starete prendendo per matto, ma vi assicuro che questo è il metodo più consigliato per iniziare a programmare. Questo metodo va bene sia per bimbi sia per adulti. Per quanto riguarda appunto questo metodo, vi lascio in descrizione un sito che è veramente fantastico. Quando l'ho scoperto me ne sono innamorato, e si chiama code.org. Code.org è questo sito qua dove c'è scritto impara l'informatica, ma impara la programmazione in generale, dove ci sono dei piccoli, tra virgolette, giochini, non chiamiamoli neanche esercizi, perché questo sito va bene sia per adulti sia per bambini. Difatti vedrete che ci sono anche esercizi relativi a cartoni animati, per cui non vi faccio vedere tutto. Però ci sono degli esercizi proprio di mini programmazione con la programmazione, appunto, utilizzando i blocchi. E adesso vi faccio vedere solo l'esercizio e capirete perché io ho usato la metafora, tra virgolette, dei pezzi di puzzle. Clicchiamo quindi su Inizia ad imparare. Come vedete, questo sito c'è anche per l'italiano e tutti i video, anche se sono in inglese, hanno i sottotitoli in italiano. Allora, immaginiamo corso rapido, acquisisci le basi dell'informatica, vediamo, proviamo. Ecco, facciamo così, programmazione, attività tradizionale, vedete ci sono un po' di cose, pensiero computazionale, quello che ci serve. Qua adesso partirà un video che io adesso metto in pausa e vado avanti col video perché ho già visto. Ed ecco qui, vedete proprio quello di cui vi stavo parlando poco fa. Qui abbiamo la nostra area dove andiamo, area di lavoro, dove andiamo a comporre con i nostri blocchi, e qui appunto abbiamo i blocchi. Leggiamo prima le istruzioni. Ciao, io sono un artista. Puoi scrivere del codice per farmi disegnare qualunque cosa. Quasi qualunque cosa, anzi. Usa i blocchi per farmi disegnare lungo le linee grigie dell'immagine. Quindi, io sono l'artista. Sono messo in questo modo e devo proseguire il mio percorso, cioè praticamente devo farlo arrivare fin qua e lui tracerà una linea. Allora, quindi, quando si clicca su esegui, che cosa devo fare? Ragioniamo. Sono messo in questa posizione, quindi sono pronto per correre lungo questa linea, quindi vai avanti di 100 pixel. Quando si fa clic su esegui, la prima cosa che fai è andare avanti di 100 pixel. Basterà quello? Proviamo a eseguire intanto, vediamo se è giusto. Esegui. È giusto, nel senso che siamo arrivati fino a quel punto lì, però dobbiamo ancora andare avanti. Adesso siamo messi in questa posizione.
Però noi dobbiamo correre lungo questa linea, quindi dobbiamo girarci. In questo caso dobbiamo girarci a destra, è giusto, di 90 gradi e lo mettiamo sempre qui sotto. Adesso proviamo a pensare, basterà oppure no? Cioè, una volta che gli dico gira a destra, il programma è finito? Io a naso dico di no, nel senso che, anzi, prima vediamo cosa succede, poi commentiamo. Quindi clicchiamo su ricomincia. Esatto, continua a programmare. C'è ancora qualcosa che non va. Quello che non va, che cos'è? È che è vero che io. Allora, siamo partiti di qua. Andiamo lungo questa linea. Poi gli ho detto di girarsi e basta. Siccome al computer va detto tutto, non bisogna lasciare nulla per scontato. Quindi, oltre a girarsi, dovremmo ancora dirgli vai avanti. Ora, suppone che questa linea abbia la stessa lunghezza di questa e quindi sarà ancora vai avanti di 100 pixel. Proviamo. Adesso che abbiamo incastrato questi blocchi, che sono quelli che vanno a comporre il nostro programma, vedete come l'idea qui del pezzo di puzzle, proviamo a eseguire e vediamo cosa succede. Ecco, abbiamo sistemato. La cosa bella è che può anche farci vedere una sorta di codice, mostra codice. Vedete questo qua? E qui vi dice le stesse cose che vi dicevo io, cioè anche le migliori università, ad esempio, insegnano la programmazione visuale con i blocchi, ma i blocchi che metti insieme possono essere rappresentati anche in JavaScript. Quindi, per dire questo. È un codice che si suppone sia scritto in JavaScript, quindi move forward, cioè vai avanti di 100 pixel in questo caso, gira a destra di 90 gradi, vai avanti di 100 pixel. E questo è l'esercizio, se andate avanti ce n'è altri, insomma, potete divertirvi un po' a provare con queste cose. Uso questo sito per fare ancora un esperimento. Ho fatto riprova, ho usato lo stesso esercizio per sottopormi la seguente domanda. Se io al posto del codice dei blocchi che abbiamo inserito prima uso gli stessi blocchi, vedete che sono gli stessi, però li metto in questo ordine. Quindi prima gira a destra di 90 gradi, poi vai avanti di 100 pixel e poi vai ancora avanti di 100 pixel. Cosa succede? È giusto o sbagliato, secondo voi? Cioè, quello su cui dovete riflettere è l'ordine con cui io gli dico di fare queste cose. L'ordine con cui io gli dico di fare questi movimenti in questo caso conta oppure no? Beh, per rispondere alla domanda, pensateci finché volete, poi proseguite col video perché io adesso eseguirò questo programma, vediamo che cosa succede e a seconda della risposta commentiamo il risultato. Fatto? Bene, clicchiamo su esegui e vediamo cosa succede. Dunque, ripeto. Abbiamo detto prima gira a destra, poi vai avanti di 100 pixel e poi vai ancora avanti di 100 pixel. Eseguiamo. Come vedete non va bene perché lui si è girato. Noi siamo partiti di qua. Vedete, siamo partiti di qua. Si è girato a destra da questa posizione, quindi si è messo parallelo, diciamo, a questa linea, ma lui correrà lungo questa direzione. E non correrà su questa linea. Quindi si è girato a destra e poi è andato avanti di 100 più 100 pixel, quindi 200 pixel. Come vedete, il risultato è sbagliato. Rivediamo ancora. Si è girato, ecco che va in basso ed è sbagliato perché non gli ho fatto correre su questa linea, ma ha percorso. Questo è il tracciato del percorso che ha fatto, possiamo dire. Quindi, questo per dire che l'ordine con cui io dico le istruzioni conta, non è che il PC computer a caso dice ok, queste sono le istruzioni mischiate, adesso me le organizzo io per far funzionare il programma. No, lui non fa nient'altro che eseguire quello che noi gli diciamo, quindi l'ordine conta. Come vedete, possiamo anche vedere il codice di questa cosa qua, che anche se, come avete già capito, è sbagliato per risolvere questo esercizio, perché giustamente avete visto anche voi, dopo aver eseguito il programma, che è sbagliato.
Ottimo, chi consiglio di utilizzare questo sito? Beh, a tutti coloro che vogliono approcciarsi al mondo della programmazione e non sanno da dove partire, nel senso che questo sito spiega molte cose, anche non banali. Beh, questo esercizio è chiaro che era abbastanza semplice, direi quasi alla portata di tutti. Però, come vedete, ci sono anche degli esperimenti da fare, come quello che abbiamo fatto prima. Cambiando l'ordine dei blocchi. E poi spiegano, cioè andando più avanti incontrerete cose non banali come i cicli o cose simili, o come la programmazione, quella cosiddetta selettiva, insomma, capirete un po' di cose in più e potete anche rendervi conto del fatto che uno, la programmazione può essere alla portata di tutti, ma potete anche rendervi conto se vi piace programmare oppure no. Io vi saluto, spero che questo video, come sempre, vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace se non è così, fatemi sapere un po' di cose nei commenti se avete provato questo sito di cui vi lascio il link in descrizione, vi ricordo. Se vi piace, se non vi piace, se lo consigliereste ai vostri figli, se avete amici a cui consigliarlo, insomma, fatemi sapere un po' di cose. Come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale se vi va, perché mi fate capire che quello che sto facendo vi piace e che quindi mi posso impegnare ad andare avanti e creare contenuti sempre di miglior qualità. E detto questo, vi saluto veramente e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!